too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. YouTube, eccoci tornati ragazzi con un nuovo video. Oggi andiamo a vedere i mazzi con cui ho fatto master, che vi consiglio. Quindi in tanti vengono in streaming spesso a chiedere con quali mazzi mi consigli di salire, quali mazzi mi consigli di fare con la nuova espansione. Quindi vi propongo ben 4 mazzi nuovi che ho utilizzato io stesso, quindi provati, testati ragazzi, sulla mia pelle e sulla pelle dei miei avversari, per raggiungere il master in pochissimi giorni, una settimana circa. Ci ho messo, l'espansione uscita il 3, ho raggiunto master circa l'8, 9 o 10, boh, non mi ricordo. Quindi una settimana praticamente. E niente, quindi adesso procederemo a guardare queste liste, vi spiego un po' come funzionano. E chiaramente troverete tutti i codici in descrizione del video. Vi ricordo come al solito che potete iscrivervi al canale se volete rimanere aggiornati su tutto quello che riguarda Runeterra. Attualmente penso di essere il canale di Runeterra più attivo in Italia, quindi vi invito a farmi crescere proprio per arrivare ad ampliare la community. Quindi lasciate un bel subscribe e attivate la campanella se volete rimanere aggiornati. Ho visto che in tanti dicono: Dog, mi è uscito il video, non l'avevo visto. Perché non avete attivato la campanella? Quindi fatelo adesso. Bene, partiamo subito col video. Come primo deck abbiamo un deck che avevo già proposto nel video precedente, che era il Reputation Tempo con Sivir e LeBlanc. Stavo dicendo Seblanc. È un mazzo che picchia duro, è un mazzo molto aggressivo, in tanti lo stanno giocando al momento, questa è la mia versione. Immagino veramente così tante versioni che non so più quale sia la migliore. Quindi potete prendere spunto da questa lista che io vi propongo. Io l'ho utilizzata proprio nei primi giorni dell'espansione, l'ho utilizzata principalmente da Platino 4 a Platino 2 circa, quindi ha performato molto bene all'inizio, poi si è evoluta ovviamente in una lista un po' diversa in base al meta che la gente andava ad incontrare, però diciamo che principalmente il mazzo si basa su questi ciccioni con 5 d'attacco che picchiano e insomma fanno male. Mazzo molto semplice da giocare, l'altro giorno abbiamo fatto anche un coaching su questo deck, se volete andarvelo a riprendere era domenica scorsa sul mio canale Twitch. Molto interessante come deck e comprende quasi solo carte nuove, quindi molto figo da giocare. Penso sia il più semplice dei deck che proporrò oggi, quindi se siete magari inesperti o avete iniziato da poco vi consiglio di farvi questo deck. Non è super economico, però è molto divertente e probabilmente invecchierà molto bene, anche perché al suo interno c'è LeBlanc che ha più di 300 anni, quindi... no, non faceva ridere. Bene, andiamo avanti con il deck. Come next deck abbiamo un'altra vecchia gloria che era stato anticipato nel video precedente, che un po' si è evoluto ma è rimasto più o meno lo stesso core, che è il Kindrenasus Slay, un mazzo che ha performato molto bene. Di sicuro chi segue il mio streaming lo ha visto in azione, ed è stato il mazzo che diciamo mi ha dato più sicurezza all'inizio. L'ho usato principalmente per fare da Platino 2 a Diamond, Diamond 4, poi da Diamond 4 ho deciso di cambiare deck per noia principalmente, non potevo anche continuare a giocare questo. Niente, il mazzo si basa semplicemente sul distruggervi le unità, distruggere quelle del vostro avversario, calare un Mega Nasus ciccione e vincere la partita picchiando o facendo atrocity, quindi mazzo molto solido. Anche questa versione, vi ripeto, ce ne sono in giro tantissime, quindi vi consiglio magari di andarvele a cercare sui vari siti di decklist oppure su Twitter, che è attualmente il social più attivo per quanto riguarda Runeterra. Questa è la mia versione, molto forte contro i mazzi control, The Undying, per quello mi piace giocarlo, perché ho riscontrato in quel periodo molti control che giravano nel meta, quindi Undying era molto forte perché non riuscivano a risolverlo e Targon era praticamente assente. Probabilmente se ci sarà un ritorno di Targon, gli Undying verranno tolti per fare spazio magari a qualcos'altro, quindi questa è una lista base, diciamo, che ho utilizzato io. Io vi sto dando le liste che ho utilizzato personalmente, poi sono sicuro che si evolveranno in qualcosa di diverso quando il meta shifterà. Questo mazzo è un po' più difficile del Blank Seaver, ma comunque non rimane super complesso. Dovete giostrarvela più o meno con Kindred, che diciamo è il pezzo che vi crea più skill nel mazzo. Per il resto dovete semplicemente tradare i pezzi, pushare danno e poi fare il vostro Nasus e stompare il vostro avversario, quindi molto lineare come deck, molto figo. Insomma, fatemi sapere anche nei commenti che ne pensate di queste decklist, i cambi che fareste voi, le vostre versioni magari giocate diversamente. Sono sempre ben accetto, come sapete, io rispondo sempre ai commenti, quindi se voi mi dite questo deck lo gioco così, cosa, che ne pensi di questo cambio anziché questo, fatelo pure, perché chiaramente il dialogo c'è sempre.
Quindi passerei al prossimo deck, che è un deck molto spicy, che mi era stato passato sotto banco da un mio sub su Twitch, ed è il Trevor Tempo. Questo è un mazzo molto aggressivo, molto diverso dal Sivir LeBlanc perché è molto più insidioso, si vincono tanti game rubati. È un mazzo che si basa principalmente su essere aggressivi con le vostre unità con First Strike. In più riuscite a fare quasi sempre trade positivi, dando magari vulnerable a un pezzo, facendo semplicemente dei trade positivi grazie al Rush, avendo la win condition segreta di Flurry of Fists, una carta che era stata introdotta con l'espansione di Aphelios, che non si è mai giocata. In questo deck ho trovato spazio, mi è sembrata molto performante, quindi sono contento che abbia trovato il suo perché. Mazzo molto forte, l'abbiamo usato praticamente da D4 a D3, D2, quasi, anzi D2, sì, in realtà abbiamo mettato D2 da D4. Molto figo, molto complesso da giocare secondo me, perché non è il classico aggro che scurvi e vinci, cioè a volte chiaramente aprendo la curva e vinci perché semplicemente hai i pezzi forzati, perché a turno 1 devi fare pezzo a 1, a turno 2 pezzo a 2, a turno 3 pezzo a 3 e così via, ma altre volte devi capire se preferisci fare magari una mossa piuttosto che un'altra che ti può far vincere il game. Quindi molto figo questo deck, molto alternativo, più economico perché comprende molte più carte vecchie, quindi sicuramente per chi non giocava da tanto tempo magari si ritrova delle carte vecchie da questo deck e può integrarle appunto con il deck nuovo, quindi molto molto carino come deck. Lo consiglio, non è troppo difficile da giocare, è un po' più complesso il Sivir LeBlanc, però diciamo che il concetto dietro è più o meno lo stesso, quindi molto simpatico e qualcosa di diverso da giocare se vi state annoiando, insomma, con gli stessi deck che girano dappertutto, questo è figo. Poi come last deck abbiamo quello che ho usato praticamente da D2 fino al Master, che è il Watcher Combo, mazzo molto figo che mi era stato passato dalla mia chat in streaming. Molto forte come mazzo, è praticamente un'evoluzione del classico FTR, insomma il classico Shadow Isles Preyord che va e viene nel meta, mega control, super removal a stecca, e con la nuova combo, anziché di giocare FTR, ha una nuova combo che è quella di Lissandra con il Watcher, quindi in questo deck praticamente dovrete fare Lissandra, evolverla in vari modi, avete praticamente un sacco di tool per evolverla, i pillar di Trundle che potete sdoppiare con Fading Memories, una Matron che sdoppia un pillar, una Matron che sdoppia un'altra Matron, copiare un pezzo avversario a costo 8, insomma ci sono tante versioni e girano tante versioni, quindi anche su Twitter potreste trovare qualche versione un po' diversa. Mazzo molto lineare, dovete fare control praticamente, quindi rimuovere tutti i pezzi avversari, prendere meno danni possibile e nel frattempo cercare di sviluppare i vostri pezzi, quindi fare Lissandra o Trundle e cercare di arrivare a turno 8 dove farete il vostro doppio pillar into Matrona che sdoppia il Watcher e avrete vinto il game. Si riesce molto spesso a fare questa combo, altre volte la fate un po' più accroccata, magari fate tipo pillar tripla Fading Memories Watcher quando il vostro avversario si tappa out di mana, insomma molte faccettature di questo deck. L'ho trovato molto performante anche perché incontravo parecchi Fizz TF, che è uno dei mazzi più forti del momento, e avendo appunto tutte queste fratte, quindi Withering Wail, Avalanche, Vilefist, il monumento Blighted Ravine, Lissandra Evoluta che vi dà un danno a tutti, insomma ci sono tanti modi per eliminare il board avversario di tutti i pesciolini. Quindi molto forte come deck, probabilmente come antimeta, quindi un mazzo che si è andato a inserire proprio per la sua forza di antimeta. Questo è quello che mi è piaciuto di più, diciamo anche quello che ho utilizzato all'ultimo, quindi un po' più fresh. La lista mi sembra ottima, probabilmente ci saranno altre versioni, ma questa mi sembra quasi ottimale, almeno per il meta che gira adesso. Quindi vi invito, se volete provarlo, anzi a maggior ragione questo deck penso sia il più economico di tutti, proprio perché la maggior parte delle carte erano vecchie, ha avuto l'aggiunta di Lissandra e del Blighted Ravine, ma a parte quelli nuove carte non ce ne sono, quindi è sicuramente una versione più cheap per chi gioca da più tempo. Quindi se siete indecisi su quale mazzo farvi, questo vi richiederà solamente 3 champion e 3 monumenti. I champion tanto li dovete craftare tutti a un certo punto, quindi very good. Bene, vi invito a lasciare un mi piace se vi piacciono questi deck. Anche se non vi piacciono, lasciate un mi piace. E niente, io penso di aver terminato qui il video, non penso di dover dire altro. Questi sono i deck che ho utilizzato per fare Master. Se anche voi volete fare Master vi consiglio di utilizzare questi, o se volete proporre nei commenti qualche altro deck che voi avete utilizzato per fare Master o per fare un traguardo che voi ritenete ottimo, ad esempio Diamond, Platinum, non lo so, fatecelo sapere. Quindi troverete sempre in descrizione tutti i codici delle liste e sul mio profilo Immobilitics.
Vi ricordo anche di seguirmi sui vari social, perché non lo dico mai nei video, non so per quale motivo, ma Twitter e Instagram sono molto attivo, quindi mi raccomando, ragazzi. Se siete sopravvissuti, non so più parlare, se siete sopravvissuti fino adesso, lasciate un bel follow, così mi fate un favore. Bene, siamo arrivati al termine del video, io vi ringrazio e noi ci vediamo al prossimo video con, spero, una tier list, non so se riusciremo, se no partiremo con le guide che sono molto richieste, quindi io vi do un saluto, un abbaio e un verso del cane. Bau.